Buongiorno nuovamente a tutti e ben ritrovati da Fabio India November 3 Foxtrot Oscar Bravo in Bolzano. Oggi andiamo a vedere un pochettino questa splendida macchina prodotta da ICOM, il modello IC7610. Dato che ne ho una qui per le mani quest'oggi, volevo provare un attimino questa nuova funzione implementata da ICOM a livello software, che è il cosiddetto DPD Delta, Papa Delta, questo pre-distorsore che aggiunge nuove funzionalità e peculiarità a questo apparato già molto completo. Per fare questo mi sono dotato dell'ultima versione firmware, la 1.42, e l'ho installata sull'apparato. E appunto adesso ci prepariamo a vedere come si esegue la procedura di funzione del predistorsore. Cosa fa questo predistorsore? Io lo spiego a parole mie in maniera rapida e abbastanza semplice da capire. Aggiunge una predistorsione alla nostra emissione di modo da eliminare quasi totalmente quello che di sporco esce dal filtro della nostra banda passante. Un esempio: se noi mettiamo la nostra banda passante in trasmissione a 2,7 kHz, noi noteremo, se andiamo a analizzare il segnale trasmesso, che il nostro filtro si diciamo limiterà la porzione a 2,7, però vicino ai muri del filtro superiore e inferiore avremo dei baffi, dove la nostra emissione comunque si allarga, e quello è tutto, diciamo, un segnale sporco di emissione che esce appunto dal tetto del filtro. Quindi non so, se noi settiamo un filtro a 2,7, comunque andremo a trasmettere su 3,5 kHz, per fare un esempio, con appunto queste due sezioni non ben filtrate che escono dal tetto del filtro. Con questo predistorsore andiamo ad eliminarle quasi totalmente. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono che se noi riusciamo con la massima larghezza che questo apparato può fornire in trasmissione, sono 2,9 kHz, saranno 2,9 kHz senza andare a rubare banda nell'inferiore o nel superiore del filtro. Diciamo che l'abbattimento di questo rumore adiacente ai tetti del filtro viene ridotto di tantissimo, come dichiara ICOM. Il vantaggio è che noi possiamo andare con tutto il legal power, per esempio 500 watt in trasmissione, con la massima larghezza di banda a 2,9, e una stazione vicina alla quale arriviamo con un segnale molto molto forte, potrà fare tranquillamente la sua attività a un paio di kilohertz di distanza da noi, senza accusare nessun problema in ricezione per la nostra emissione. Questa è una cosa importantissima, perché in banda affollata, se tutti avessero una trasmissione così filtrata e così ben pulita, veramente si avrebbe molto molto più spazio e si avrebbero molto meno problemi a usare una potenza un po' più elevata che non siano i 100 watt dell'apparato. Detto questo, andiamo a vedere la procedura che dobbiamo fare. Allora, innanzitutto usciamo qua dal menu. Ok, come vedete adesso schiacciando il tasto menu, dopo gli aggiornamenti, verrà fuori una sezione DPD. In questo caso vedete che non è cliccabile, perché dobbiamo andare a fare prima una procedura di setting per poterlo rendere attivo, insomma. Vediamo un attimo, deve fare una calibrazione. Allora, innanzitutto, per eseguire questo al meglio, dobbiamo commutare su un carico fittizio, che è una cosa che vado a fare subito, perché sennò altrimenti molto probabilmente non vi porta a termine la procedura. Poi dobbiamo andare nel nostro menu, credo che sia setting, vediamo un pochettino, DPD adjustment, vedete? C'è una sezione apposita,
E qua abbiamo diversi tipi di settaggi. Qua è per le CPV2, i CPV2 a 100 volte o 200 volte. Noi andiamo a farlo solo per la radio, quindi per l'ICOM IC 7610 Single Adjustment. Andiamo a cliccarlo. Open the Adjustment Screen, yes. Eccoci qua. Vedete che lui apre una specie di tool di configurazione di questo sistema. E noi adesso, banda per banda, dobbiamo andare a fare questo, diciamo, lui farà un auto setting, fa tutto da solo, e si aggiusterà al meglio per, appunto, si tarerà al meglio per aggiungere questa funzione. Andiamo a fare sulla banda del 1,8 MHz, quindi 160, proviamo, facciamo adjustment, start the adjustment, ok, vediamo che lampeggia il fatto che lui ha iniziato questa taratura. Vedete che il segnale va su, sta andando in trasmissione. Ok, questo è stato completato. Adesso dobbiamo farlo noi per ogni banda. Per ogni banda noi dobbiamo andare a fare questo. Quindi un attimo solo che andiamo giù. Cambiamo la banda, andiamo in 80 metri, riproviamo la procedura, facciamo ok, lui si ripropone, adesso dovrebbe andare in trasmissione, vedete, lo fa prima a bassa potenza, poi a media potenza, poi a medio alta e poi alta, ok, anche gli 80 li ha fatti, adesso velocizziamo un po' le cose. Andiamo in 5 MHz, adjustment, ok. E questo lo dobbiamo fare per tutte le bande. Qua lo fa un pochettino diverso, vedete come sale piano la potenza. È una procedura che fa lui in automatico, quindi credo che la esegua. Andiamo anche sui 40. Adesso io ve la faccio seguire tutta, eh? La faccio seguire tutta, non taglio il filmato, non lo accorcio, non lo abbrevio, perché voglio proprio vedere. Lo sto facendo per la prima volta con voi, eh? Io non ho visto qualche video qua e là, ho letto le istruzioni appunto rilasciate da ICOM, però voglio farla qua in diretta con voi. Ok, andiamo in 10 MHz. Ci si impiega qualche minuto, però insomma, poi andremo a testarlo. E le promesse sono veramente tanta roba, perché dicono che questa funzione lavora molto, 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 molto bene, sia molto, molto, molto efficace. Facciamo anche i 20 metri. Vediamo un attimo. Beh, abbiamo fatto quasi la metà delle bande. Ok, perfetto, andiamo in 17, 18 MHz, quindi a banda di 17 metri. Ok, perfetto, andiamo in 15 metri, 21 MHz. Vi aggiungo un'altra cosa, poi una volta fatta questa operazione dal normale menu della radio, noi possiamo andare a settare di modo da poterlo inserire e disinserire in tempo reale, questo DPD. Quindi non è che una volta che l'avete fatto trasmetterà solo così, no, voi volete disinserirlo, basta un click, facciamo i 12 metri, basta un click e l'apparato torna ad operare in trasmissione. Come prima di questa taratura, insomma, quindi possiamo notare le differenze in tempo reale. Andremo più tardi poi ad analizzare anche quelle con un ricevitore esterno abbinato a un SDR, così vedremo di quanto ripulisce la nostra emissione. Perfetto, andiamo a 10 metri, vedete che in 10 metri ha due misure, in 50 metri ne ha quattro. Allora, la prima dei 10, adjustment, ok. Cosa abbastanza facile, non bisogna fare niente, fa tutto da solo.
Andiamo sulla seconda porzione 28, adjustment. Ok, poi ci manca solo la banda dei 50 MHz che è suddivisa in 4 tarature. La 1, la 2, la 3, la 4. Perfetto, allora andiamo sui 50, la prima. Perfetto, andiamo sui 50 la seconda, vedete la frequenza di riferimento, vi dice anche su quale frequenza esattamente fa la taratura. Siamo a 51.500. Interessante questa funzione, devo dire, ha fatto un bel lavoro lì con me, a quanto pare dovrebbe essere la prima casa a fare una cosa del genere. Devono aver lavorato parecchio a livello software perché sono cose abbastanza difficili da mettere in atto queste, però. Cosa ho fatto? Aspetta, no? Ho sbagliato. Adesso 52.500. Poi non entro nel tecnico perché non ne ho le capacità. Facciamo solo la parte pratica, ecco. Allora, vediamo un po'. 52.500. Vediamo se la porta a termine adesso. Perfetto, facciamo l'ultima a 53.500. Perfetto. Ottimo, allora abbiamo portato a termine tutto. Allora, in teoria adesso la funzione DPD dovrebbe essere attivabile. Vediamo un po', usciamo. Andiamo nel nostro menu. Eccolo qua, DPD off. Vedete, voi entrando nel menu potete accenderlo e quindi l'apparato trasmetterà con le caratteristiche del predistorsore. Se invece volete andare normale e spegnerlo, lo spegnete e lui disattiverà questa funzione. Davvero molto ben fatto fino a qui, la procedura è facile, a prova di tutti. Beh, che ci rimane? Ci rimane che provarlo. Vediamo un attimino. Adesso accendo un 7100 collegato su presa IF con un MK4 della DX Patrol, interfacciato tutto a PC con HD SDR, e andiamo a fare una prova visiva strumentale per vedere cosa cambia esattamente nella trasmissione. Un qualche istante che preparo il tutto e vediamo un po' di. Allora, eccoci, è tutto pronto. L'interfaccia HD SDR, frequenza di riferimento 7060, Lima Sierra Bravo. Per la prova trasmissione ICOM IC7610 con e senza DPD inserito, interfaccia collegata a DX Patrol MK4, ricevitore SDR, che preleva la IF direttamente dall'interno di IC7100. Benissimo, ma veniamo alla prova, noi andremo a concentrarci. Vedete qua abbiamo 7060, la banda passante è di 3 kHz. Noi andremo a concentrarci su quel segnale dello spettro intero di banda per vedere un pochettino con più esaltazione la differenza appunto di questo cambiamento. Allora, eccoci qua, ci andiamo a mettere bene a fuoco la nostra porzione di banda, alziamo ancora un pelo, vediamo se riusciamo a tenerlo. Ok. Benissimo, allora andiamo a fare la prova di trasmissione adesso con il DPD disinserito. Andiamo in TX con il nostro 7610. 1, 2, 3, prova test. 1, 2, 3, prova test. 1, 2 e 3, prova test. 7610 DPD disinserito.
Ora invece andiamo a fare la prova inserendo il nostro DPD sul 7610. Allora andiamo ad attivare la funzione. Perfetto, andiamo in TX. Allora 7610 con il DPD inserito. 1, 2, 3, prova test. India, November 3, Foxtrot, Oscar Bravo, Italia, November numero 3, Florida, Ontario, Boston. Veniamo quindi alle conclusioni di questo ottimo aggiornamento. Io direi che è impossibile negare che hanno fatto un lavoro incredibile qui i tecnici di ICOM, un aggiornamento software facilissimo da implementare, primo, molto facile anche da settare, insomma fa tutto da solo l'apparato. E direi che molto molto efficace. Pensate che bello che deve essere se in futuro tutte le case madri, tutte le grosse case di apparati radio dovessero implementare questa funzione. Abbiamo visto come l'emissione rimane contenuta entro il massimo 2,9 kHz dell'apparato NTX, senza appunto andare a dilagare intermodulazioni, appunto sporcizia di segnale in esterno ai tetti del filtro. Quindi significa che se le stazioni anche con segnale forte vicino a noi possono comunque trasmettere a un paio di kHz senza darci nessuna noia al nostro ricevitore, significa che la banda può essere sovraffollata e possiamo comunque comunicare tutti senza darci fastidio l'uno con l'altro. Benissimo, spero che questo video vi è piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, sempre un bel pollicione in su. Ricordatevi di iscrivervi al canale, che è di enorme supporto per la mia attività. Detto questo, vi ringrazio sempre a tutti, anche per tenere vivo il mio canale. Adoro i vostri commenti, anche le vostre critiche, quando sono costruttive. Sono molto molto ben accette. Vi ringrazio a tutti, da Bolzano è tutto, un cordiale 7-3 da India November 3, Foxtrot, Oscar, Bravo, Fabio. Buona radio a tutti, ciao ciao!